Passerò subito il microfono a Franco Contorbe, che molti di voi conoscono, studioso di Serra da lunghissima data e professore docente all'Università di Genova e membro delle lezioni nazionali degli iscritti di Serra. Come dicevo, è sullo studio di materiale seriano davvero da tantissimi anni. Tu sei molto accesa a me, io no? Nel 68. Grazie. Nei 20 minuti cercheremo di stare all'esempio indicato all'intera platea di Marino Biondi, conciso ma la sua eloquenza asimmetrica, diciamo, è comunque significativa. La domanda che mi faceva poc'anzi il presidente di turno, la cara amica Manuela Ricci, effettivamente mette in moto e cercheremo di tenere fermo, però tutto questo è un processo onestico, no? Di organizzazione della memoria che ha qualche tratto lievemente perturbante. A Cesena io ci sono venuto, ma poi da lì io mi libererò quanto prima, per la prima volta nel settembre del 1968, ero laureato da 3 mesi, quindi ci venni non per condurre ricerche sulla tesi di laurea, ma per condurre ricerche, per così dire, post laurea, e incontrai nell'arco delle prime 24 ore, da prima in via Fornaci 19, Renato Turci, e il giorno dopo nel suo studio notarile di via Roverella 5. Dopo tanto tempo, senza fare riferimento a queste due figure capitali in un largo tratto della mia vita, con ciascuna delle quali, ma in particolare con Cino Pedrelli, l'attenzione di Renato per Serra sarebbe stata in un certo senso più tarda, ho condiviso dei pezzi di vita, ad alcuni dei quali sarà giocoforza che io faccia riferimento. Sono due ombre che ci accompagnano e alle quali però non è pensabile di poter non fare riferimento. La terza ombra non è di uno studioso di Serra, ma è di un artista che nella comunità cesenata ha avuto un ruolo importante, non meno che Cino e Renato, e mi riferisco a Ilario Fiorlanti, amico di una vita che ci ha lasciati. Con la Malatestiana c'è stata una consuetudine ininterrotta in anni davvero molto remoti, quando il direttore nominale era Antonio Brasini, quindi capite subito che la retrospezione è assai profonda, e quando il sindaco di Cesena, il primo sindaco di Cesena che mi è capitato di incontrare, era niente meno che Tonino Manuzzi, insomma. Ci muoviamo con una prospettiva che sembra sfidare l'evocazione delle guerre puniche, ma che è invece un pezzo della nostra esistenza. Sarebbe interessante ricordare qual era lo stato degli studi intorno a Serra in quegli anni, perché se da un certo punto di vista due termini di riferimento avevano il valore di due vere e proprie pietre miliari, subito a che cosa mi riferisco, al libretto appena pubblicato da Ezio Raimondi, lettore di provincia, lo ricordava Marino Biondi stamattina, un libretto del 64 che nel 68 si trovava regolarmente in librerie, libri che stavano nelle librerie per qualche anno, non per qualche settimana o giorno, come accade oggi. L'altro era il grande saggio di Gianfranco Contini, Serra e l'Irrazionale, un saggio scritto nel 1946, pubblicato nel 1948, che avrò letto forse 20 volte prima di trovare un bando, poi
seconda, in decima, insomma l'impatto con quelle parole era un impatto fortemente frustrante. In realtà con il passare del tempo ci si sarebbe resi conto che erano gli strumenti di cui disponevamo che mettevano in difficoltà il lettore di quelle pagine. Per cui se da una parte, voglio dire, i riferimenti metodologici per avvicinarsi a Serra erano quanto di più alto si potesse desiderare, insieme a tanta pacottiglia dalla quale si poteva prescindere, invece il rapporto con i testi era molto più problematico. Con un po' di fortuna era possibile accedere alle ristampe rispettivamente del 53 e del 58 della edizione che era stata procurata dell'epistolario nel 34, dei due tomi degli scritti nel 38, e si andava molto al di là, fatti salvi gli aggiornamenti forniti da Raimondi, saggio solo erro là per dirne una, i frammenti, diciamo meglio di un saggio su Romero Rolland, per dirne una, e poi un libro preziosissimo come Tempo di Serra di Alfredo Grilli, che ebbe la sfortuna, proprio la sinistra ventura di morire un mese prima che il suo libretto valdecchiano vedesse la luce. Questo era grosso modo lo stato delle cose. Uno stato delle cose molto simile a quello che qualche anno dopo, non tanti anni dopo, avrei sentito descrivere ad un altro protagonista, benemerito protagonista del campo degli studi seriali, da lui poi piuttosto rapidamente abbandonati per occuparsi d'altro. Mi riferisco alla tesi di laurea che nel 1953 Giampaolo Tosseni aveva discusso all'Università di Pavia, la stessa università con la quale ha avuto lunga consuetudine Renzo Cremante. All'inizio Dossena si sarebbe dovuto laureare con una tesi alfieriana che avrebbe dovuto discutere con Luigi Fassò, poi Fassò fu sostituito all'Università di Pavia da Caretti e Dossena si laureò con Caretti con una tesi su Serra che gli pose tra il 52 e il 53 gli stessi problemi che molti di noi si sarebbero ritrovati da lì a qualche anno, cioè l'irreperibilità dei libri di Serra, tanto che Dossena dovette andare a farsi prestare i libri di Serra da Monsignor Cesare Angelini, che era l'unico che sulla piazza Pavese ne disponesse. Ecco, dico questo per dare la misura del lunghissimo corso di una vicenda che oggi ci trova invece di fronte ad una situazione che dal punto di vista critico ha alle sue spalle forme di complessità, articolazione letteralmente inimmaginabili qualche anno fa, e che invece dal punto di vista editoriale ci fa guardare sempre con qualche allarme alla realtà testuale e editoriale appunto di Serra, il fatto cioè che i suoi libri non si trovino con facilità, che l'unico tentativo di allestire un'antologia diciamo di grosse dimensioni qual è quello fatto da Mario Isneghi nel 74, cioè la bellezza di 40 anni fa, non ha avuto poi seguito e quindi esaurita quell'edizione non c'è stata alcuna ristampa. Il fatto cioè che da una parte la filologia seriana e la critica anche seriana hanno conosciuto un processo di affinamento estremamente sofisticato, mentre dall'altra la realtà dei testi è una realtà affrontabile con qualche pena, con qualche fatica aggiuntiva. Questo discorso, che poteva andar bene fino a ieri l'altro, richiede tuttavia una rettifica molto significativa e non marginale alla luce dell'esistenza, a partire da ieri per me, ma da ieri l'altro per gli stessi curatori, del tomo che stamattina è stato presentato. Cioè l'esame di coscienza di un letterato è stato riedito credo per la ventesima volta, forse per la ventunesima, nella bibliografia che accompagna
che accompagna il libro di Serra, Biondi, Greggi, si registrano ben 20 ristampe, questa è la 21esima o 22esima, a seconda di come decidiamo di fare i conti. Le carte di Romain Rolland invece vengono pubblicate per la seconda o terza volta, ma ci si è ricordato opportunamente in un ordinamento assai diverso da quello che si conosceva fino a ieri o a ieri l'altro. Il diario di Trincea ha avuto una storia editoriale insieme lunga e breve, no? Perché la prima volta che se ne è parlato, la prima volta che ne sono stati pubblicati gli stralci, cosa accaduta nel 1916, quando Grilli fece il suo libretto sui figli di Romagna caduti per la patria, eccetera, e diede in fondo uno stralcio già abbastanza significativo del diario di Trincea. Poi c'è tutta una vicenda editoriale che vi risparmio perché andrei fuori tema, ma c'è stata poi nel 2004 e poi nel 2005 la pubblicazione del testo integrale del diario di Trincea, che sigilla in qualche modo esemplarmente la lunga storia del rapporto simpatetico intercorso tra Cino Petrelli e Renato Serra in un lunghissimo arco temporale. L'edizione procurata adesso da Marino Biondi e da Roberto Greggi è il perfezionamento di quell'edizione, ma sostanzialmente sembra non discostarsi da quell'edizione. Ecco, e a partire da questa, chiamiamola pure, trincea, che qualsiasi discorso intorno a Serra può prendere forma oggi, alla luce di un rapporto più meditato con testi che sembravano essere spariti, evaporati, finiti nel nulla. Tra i ricordi più acuti che ho di questa lunga stagione che ha preceduto il lavoro filologico su Serra degli ultimi anni, io posso limitarmi a ricordare che nell'esame di coscienza di un letterato non si è venuto in possesso dell'autografo fino al 1987. Cino Petrelli, se fosse tra noi, potrebbe ricordare uno sfortunato tentativo da me compiuto a Firenze in via Scialoia, nella casa di Stanislao Paskowski, e quindi secondo il criterio acqua, acquerella, fuoco, fuochino, non c'è dubbio che l'indicazione è fuoco, perché il test dell'esame di coscienza lì stava tra le carte appartenuti a bambini, ma in quel momento l'accessus si rese impossibile per circostanze che adesso non starò a raccontare, ma che insomma possono far venire in mente quel grande testo narrativo che ha scritto Henry James e ha intitolato Il Carteggio Asper. Non la voglio fare lunga sull'argomento. Per fortuna questo manoscritto è poi uscito fuori, e grazie a una serie di interventi, tra i quali decisivo è stato quello di Ezio Raimondi, è stato acquisito alla Regione Emilia Romagna, conferito giustamente alla Biblioteca Malatestiana, e le cose sono andate al loro posto. Con Cino Petrelli invece non in solitaria, tra in quello stesso giro di tempo, insomma tra il 74 e il 75, fu possibile mettere le mani per volta sul diario di Trincea, o meglio sul diario personale del tenente Serra, Renato, eccetera, che si conviene di chiamare diario di Trincea. Non c'era dubbi anche in quel caso che dovesse trovarsi dove in realtà si trovava, cioè presso Franco Serra, che tenne un atteggiamento di grande liberalità circa la pubblicabilità di quel testo, con una sola tenacissima resistenza su un punto per lui decisivo: non i riferimenti alla vita privata di uomini o donne che peraltro avevano probabilmente cessato di esistere da qualche decennio, ma con una indisponibilità a negoziare espressioni che fossero lesive dell'onore militare di qualcuna delle persone nominate in quel diario personale.
una sera lo aveva chiamato, ci faceva presente, a Cino Pedrelli e a me, Franco Serra, che laddove un commilitone, un pari grado, un superiore di Serra fosse stato oggetto di un giudizio negativo circa il coraggio, la competenza militare, via dicendo, quel giudizio poteva essere viziato a parte subiecti, dalla parte cioè di Renato Serra, da un pregiudizio, da un moto di ira o che so io, e quindi occorreva la massima cautela nel dare patenti di coraggio, di viltà ad un commilitone. Quello era l'unico terreno. Altre pagine più scivolose dal punto di vista di una certa insorgenza dell'eros e via dicendo, lasciavano Franco Serra perfettamente indifferente. Poi, come direbbe il poeta, volarono anni corti come giorni, insomma, perché dal 74 alla data di pubblicazione per la cura di Cino Pedrelli con la collaborazione di Roberto Greci del Diario di Trincea sono passati la bellezza di 30 anni, dobbiamo arrivare al 2004, un po' come un romanzo d'appendice, tuttavia siamo arrivati in fondo anche a questo. A questo punto che cosa può dirsi? Che a Serra, lo ha detto molto bene con una lieve addizione di pathos Marino Biondi questa mattina, a Serra è stato reso onore, insomma, voglio dire, è stato reso l'onore delle armi, che è un terreno molto scivoloso in tempi di pace che sono in realtà tempi di guerra. Presto potremmo vedere un rinnovarsi della guerra di Libia, sospendo immediatamente il giudizio, della guerra in Iraq, ma a sé è stato reso onore nella forma che più tipicamente pertiene ad un autore, ad un grande autore della civiltà letteraria, di quello che ormai è il secolo scorso, anche se è larga parte della nostra vita, cioè la forza di rappresentatività di un autore restituita nella purezza, originarietà della lezione filologica che gli appartiene. Da questo punto di vista è davvero una giornata di festa e non solo di commemorazione, il ricordo appunto di Serra mediato attraverso un'operazione filologica come questa, che nel caso dell'esame di coscienza di un letterato si associa anche ad un apparato di commento ricco assai, come si addice a un classico della nostra letteratura, ma ad un classico che ha antenne e capacità di comunicazione tale da intrattenere un rapporto con il lettore contemporaneo, non a lui storicamente, ma contemporaneo all'anno 2015, quale sta accadendo, insomma. Cioè, se ci si volge retrospettivamente al primo quindicennio del secolo come alla stagione decisiva nella quale in qualche modo sono entrate in gioco tutte le componenti ideologiche, politiche, militari, filosofiche, eccetera, che avrebbero trovato poi largo campo di applicazione e di espressione nel corso dei successivi 85 anni, non v'è dubbio che in un quindicennio crucialissimo Serra occupi uno spazio altrettanto cruciale, e non per caso, voglio dire, da subito lui e pochi altri interlocutori della stessa statura, penso a Giovanni Boyle, penso a Carlo De Kesteter, hanno per esempio saputo porsi in un rapporto di relazione dialettica e diciamo anche apertamente conflittuale con colui che era, bene o male, nel bene e nel male, il centro della vita intellettuale italiana, cioè Benedetto Croce. È uno snodo fondamentale, ma questo snodo Serra, più degli altri due che mai hanno incontrato in vita loro Benedetto Croce, l'ha vissuto, per così dire, in corpo e vili, insomma, attraverso un dialogo, una interlocuzione che ha avuto momenti anche di così acuta conflittualità da indurre Benedetto Croce nel 1928, Serra morto e sepolto, ad assumerlo, no, senza nominarlo con nome e cognome, come emblema
di una generazione dal quale prendere le distanze, no? La storia del fremito voluttuoso cui Serra avrebbe ridotto il senso della propria partecipazione alla guerra era una vecchia coda polemica di una reazione che era stata anche più aspra il 3 maggio del 1915, a pochi giorni, a poche ore dalla lettura dell'esame di coscienza di un letterato sulle pagine della Voce.